degli aperitivi culturali. Passano i mesi, ma si continua a morire in Palestina. È la amara considerazione che Stefano Taravella, direttore dei corsi dell'Uni3 di Lodi, ha fatto introducendo il terzo appuntamento degli aperitivi culturali promosso in collaborazione con i soci Coop Lodi Tavazzano. Il conflitto in atto tra Hamas e Israele era infatti il tema di fondo affidato ad esperti come il Sant'Angiolino Massimo Ramaioli, docente attualmente in Marocco ma con esperienze precedenti anche in altri paesi del variegato mondo arabo. Al di là degli eventi della cronaca narrati dalla stampa nazionale ed internazionale, la domanda di fondo alla quale Ramaioli è stato invitato a rispondere riguardava le prospettive future della Palestina e di Israele. Così, dopo aver ricostruito per sommi capi le vicende che hanno preceduto l'attentato di Hamas del 7 ottobre scorso, il docente universitario ha fugato ogni dubbio. L'idea di costruire in Palestina due stati per due popoli è assolutamente impensabile nell'attuale situazione. Cosa proporre allora sionisti e palestinesi? Difficile dirlo finché le armi avranno la meglio, ha dichiarato Ramaioli, facendo intendere che in Palestina si continuerà ancora a morire, da una parte e dall'altra, rinfocolando odi reciproci che porteranno inevitabilmente altro sangue.